Buonasera dal Centro Sportivo Felsina per la partita di Coppa Italia Maurizio Minetti. In campo Fossolo 76, squadra di casa in tenuta blu, contro Junior Corticella in tenuta arancione. Palla alta, il colpo di testa tentato da De Angelis, occasione per il Fossolo. Scambio per Azzeni, Bevilacqua entra in area, la palla in mezzo, tiro di Pierucci, fulmineo e la parata del portiere. Lo stop di Bevilacqua. Lo scambio con Pierucci, tentano l'1-2, ancora Pierucci affrontato da due giocatori, si libera, entra in area, la palla in mezzo, tiro di Copello, alto, sopra la traversa. Occasione per il Fossolo all'ottavo minuto del primo tempo. Recupera la palla Lieti. Scambio con Pierucci. Il tiro di Pierucci, sopra la traversa di poco. Il missile del numero 11. Adesso attacca la palla. Calcio d'angolo dello Junior Corticella, la palla tagliata, la deviazione. Il controllo, il traversone che diventa un tiro, il palo. Occasione per il Corticella. Su sinistro tagliato, Siracusa coi pugni, lo spiovente, la palla ancora in gioco, libera Travis, anticipa Fieni, Pierucci si libera, ancora Pierucci, il passaggio filtrante verso Piazza al limite, l'anticipo millimetrico del numero 2 Dovesi, alla battuta Lieti, il suo destro, la palla raso terra, finisce alla destra del portiere della Junior. Punizione, palla lunga, il colpo di testa tentato da Piazza, lamentano un contatto con la mano, ancora il Fossolo, passa il difensore del Junior, ancora il Junior, entra al limite dell'area, il traversone, la deviazione del portiere, calcio d'angolo. Arriva forte! E l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Andrei, la fascia, affrontato da Biesiodi, il sinistro, taglia tutto il campo, il tiro del giocatore numero 7, guida, alto sopra traversa. Calcio d'angolo, Clevis. Palla alta, tesa, il colpo di testa tentato da De Angelis, Arato. Avanza lo Junior, lungo linea, avanza il sinistro, la palla esce di poco, l'occasione per lo Junior. Al 20° del secondo tempo. Ancora lo Junior. Numero 10, Sandri. Pallo, Arbizzani sulla destra affrontato da Biesioli, ancora Arbizzani, su sinistro, il contatto di mano, viene assegnato rigore a favore dello Junior, rigore per lo Junior, al 23° del secondo tempo Arbizzani, al dischetto il tiro e la rete! Il gol dello Junior che Arbizzani porta in vantaggio alla squadra ospite al 23° del secondo tempo. Avanza il numero 6, Piadomenico. Traversone, il colpo di testa tentato da Neri, la palla alta di poco sopra la traversa. Occasione per il Fossolo. 27° del secondo tempo. Calcio d'angolo, la palla è bassa, raso terra, cerca di ripartire il Fossolo ma c'è il pressing dello Junior, il rimpallo, ancora arbitrale, sinistra, la deviazione, il gol, il 2-0 dello Junior su tiro dalla media distanza di Arbizzani, la deviazione che ha ingannato il portiere Siracusa, 2-0 per lo Junior.
Rossi, Lieti. Il colpo di testa tentato da De Angelis. Recupera la palla Natale, Pierucci, il sinistro e la rete, il gol di Pierucci, il sinistro in diagonale, trafigge il portiere dello Junior, accorcia la distanza numero 11 del Fossolo, Pierucci in rete. Vai dentro, Chiampa, Pierucci. Vai a fare il centrale! Pierucci si libera, palla in aria, Zeni. Neri, il tiro e la rete! Il gol di Pierdomenico! Il pareggio del Fossolo riporta in parità le due squadre. Azione fulminea sulla sinistra, il traversone, Pierdomenico si è fatto trovare presente all'appuntamento col gol. Il 2-2 di Pierdomenico. Azzeni. Piesioli sulla sinistra per Neri, numero 14, al limite dell'area, entra in area, la palla in mezzo, viene messa a terra il giocatore del Fossolo, l'arbitro fa proseguire. Punizione dello Junior. E l'arbitro col triplice fischio sentenza la fine della partita sul risultato di 2-2 tra Fossolo 76 e Junior Corticella.